Coop Gas presenta le storie di tutti i giorni. Matteo ha 30 anni ed è un tipo social. Ha pochi soldi in tasca e un gran bisogno di tenerseli per il futuro. Per fortuna la nonna, che è più avanti di lui, gli ha consigliato Coop Gas. A Matteo sono bastati pochi secondi. Ha cliccato e ha trovato esattamente quello che cercava. A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vivi l'energia di tutti i giorni. Coop Gas. Luce e gas. Numero verde 800 917 917. coopgas.it. Il programma è presentato da... CPL Concordia è sempre accanto a te. CPL Concordia. Energia che migliora la vita. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di B-Zona, l'appuntamento con l'informazione che riguarda la serie cadetta. Una serie cadetta che adesso sta affrontando il mercato di riparazione in attesa di riprendere il campionato regolarmente il 17 di gennaio. Ma andiamo a vedere la classifica, vediamo come abbiamo lasciato il girone di andata. Il Carpi sempre primo a 43 punti, seguito da Frosinone, Bologna a 34, Spezia a 33, Avellino 32, Livorno 31. Lanciano Provercelli 30 insieme al Trapani, Perugia 29, Pescara 28, Modena e Vicenza 27, Ternana e Bari 25, Entella 24, Brescia 23, Varese 22, Catania 21 insieme a Crotone, Latina 20 e Cittadella a 19. Un campionato quindi che adesso affronterà il mercato di riparazione, che vedrà alcuni gioielli cercare di resistere agli attacchi di grandi della Serie A e del calcio estero. Ma vediamo qual è stato il 2014 di una squadra in particolare, il Perugia. Si tira una linea su quanto fatto, anche sui rimpianti, e si guarda avanti. Fine anno è così, arriva il tempo delle riflessioni sul lavoro svolto, che poi si traducono nelle scelte da adottare a breve e lungo termine. Non si può però non guardare indietro. In casa Perugia ha un 2014 che è già entrato nei libri di storia, un anno vissuto a mille all'ora, a cominciare da gennaio con la lotta serrata in Lega Pro per un posto al sole, la sgassata fino alla magica e pirotecnica trasferta di Lecce, la frenata, le paure e la nuova accelerata fino all'orgasmo del popolo biancorosso del 4 maggio, il gol di Moscardi e la Serie B ritrovata dopo quasi un decennio di fatiche e tribolazioni. L'estate è stata calda, per il mercato, il colpo ad effetto come Taddei e il perugino Falcinelli, ma soprattutto per la spinta crescente del tifo e la marcia degli abbonamenti fino a oltre quota 7.000. E il grifo sul campo è ripartito facendo quello che gli riesce meglio, vincere. Stese in serie Bologna, Bari e Catania, la ribalta nazionale, il primo posto in classifica, poi nel caricatore della squadra di campone sono rimaste soprattutto cartucce a salve. E allora la picchiata, la pareggite, l'andamento lentissimo, i punti sperperati nei finali di ogni gara, le quattro sberle di Carpi, le riflessioni del patron, la panchina scricchiolante di Campione fino al successo scacciafantasmi di fine anno con il Cittadella. Per il grifo un 2014 dunque dalle mille emozioni, e il 2015 secondo gli astrologi è l'anno del leone. Ufficialmente il Perugia è stato fondato il 9 giugno 1905. Per le stelle ci sono tutti i presupposti perché quello in arrivo sia ancora l'anno del grifo. Un 2014 quindi da incorniciare per il Perugia, ma non solo. Vediamo chi è il capocannoniere per adesso della Serie B, ovvero il Diablo Granoce con 13 reti, l'attaccante del Modena. Praticamente possiamo dire che il Modena ha cominciato a viaggiare da quando si è sbloccato il bomber. Ma insieme a Granoce un altro gioiello e pezzo ambitissimo di questo mercato, ma il DS del Carpi Giuntoli ha già detto che non si muoverà a gennaio, è Jeremy Mbakogu. Nato il 1-10-92, quindi un ragazzo molto giovane, però 1,85 per 82 kg di peso, un ragazzone, un attaccante su cui hanno messo gli occhi non solo alcuni club di Serie B, ma soprattutto club di Premier e Bundesliga. Ma l'abbiamo detto, il DS del Carpi lo ha ribadito più volte, a gennaio Mbakogu non si muove. Ma abbiamo visto il 2014 del Perugia, andiamo a vedere invece il 2014 di un'altra squadra, ovvero il Pescara.
Il 2014 non è stato positivo per il Pescara nel suo complesso. Il pessimo girone di ritorno della scorsa stagione è stato seguito da un girone d'andata dell'attuale campionato ricco di contrattempi, contraddittorio. Eppure, chiuso come era difficile immaginare fino a qualche settimana fa, sei risultati utili consecutivi, la grande partita di Livorno, una delle migliori se non la migliore del 2014, e playoff distanti appena 2 punti. Non è passato inosservato un miglioramento anche nella consistenza difensiva dei biancazzurri, che il centrale Bartosz Salamon spiega così. Ma questo è il frutto del lavoro di tutta la squadra, perché già da parecchie settimane, da quando abbiamo cambiato il modulo, quindi da Brescia, stiamo lavorando per acquisire questa sicurezza dietro, e per questo dobbiamo lavorare dalle prime punte fino al portiere. E lo stiamo facendo bene da tante partite, secondo me, perché in difesa concediamo poco. Oggi, secondo me, è stata una bellissima partita là dietro e siamo contenti che siamo riusciti anche a vincere. Tra le risorse che il tecnico Baroni avrà a sua disposizione alla ripresa del campionato ci sarà Gaston Brugman, l'uomo di qualità, l'uomo d'ordine che tanto è mancato finora. Dopo la partenza come titolare a Perugia e lo scampolo di Livorno, il 2015 può essere per l'uruguaiano un anno importante, la condizione migliora. No, sinceramente per quanto riguarda gli allenamenti mi sento molto, molto in forma, sono... diciamo condizione fisica a posto, di sicuro mi manca un po' il lavoro con la squadra, perché praticamente con loro mi sono allenato 3 settimane, quindi non è che conosco a tutti, e quindi penso che ora dopo la sosta da riprendere la forma ottimale. Alle porte la sessione di mercato, prima missione il rinnovo del contratto al bomber Riccardo Maniero, poi sfoltire la rosa dagli elementi in esubero. Abbiamo detto che la finestra di calciomercato, di mercato di riparazione, offre spunti interessanti, soprattutto una squadra, in particolare il Bologna, che è alla ricerca di un portiere, ma è soprattutto alla ricerca di un top player, diciamo così, per la serie cadetta. Sebastian Giovinco è il primo indiziato e sarebbe un grande colpo per il club bolognese, con il nuovo DS Pantaleo Corvino, che ha messo gli occhi appunto sulla formica atomica che non riesce a trovare spazio alla Juventus. La trattativa è in piedi, ma è molto difficile, anche perché il calciatore Giovinco è accostato al Torino, un altro club di Serie A, e difficilmente accetterà la proposta di scendere di categoria. Il Bologna, l'abbiamo detto, non segue solo Giovinco, ma è serratissima la caccia ad un portiere. Si sono fatti diversi nomi, i nomi più caldi sono quelli di Sorrentino del Palermo e di Avramov, adesso in forza all'Atalanta. Vedremo cosa succederà. Il DS Corvino comunque è scatenato, ma sicuramente saprà quello che c'è da fare. Vediamo invece il mercato del Pescara, che vede anche lì diversi nomi ambiti. Il 5 gennaio si alzerà il sipario sulla sessione invernale del calciomercato, con il Pescara deciso a non restare a guardare. Se si potrà migliorare qualcosa, la società non si tirerà indietro, ma la priorità resta soprattutto quella di sfoltire un organico numericamente fin troppo vasto, con oltre 30 giocatori a disposizione del tecnico biancazzurro. Boldor, Fiorillo, Sow e forse anche Ćosić potrebbero cambiare aria. Il difensore potrebbe tornare alla Roma ed essere girato in Lega Pro. Fiorillo per giocare avrebbe qualche richiesta dalla B, mentre per Sowe resta molto calda la soluzione latina, dove dovrebbe andare a sostituire Ferdinando Sforzini, prossimo ad accasarsi alla Salernitana. Fra i giocatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio c'è anche Matti Nilsen, che però difficilmente lascerà l'Abruzzo almeno a gennaio. Da valutare anche la posizione di Birgir Bjarnason, che non è certo resti in riva all'Adriatico. Richieste fioccano per Melchiorri e Maniero, che il Pescara ha però dichiarato incedibili. Il primo piace a Palermo e Sassuolo, il secondo a mezza serie cadetta. Anche l'albanese Memushai ha estimatori fra A e B, ma non si muoverà da Pescara. La prossima settimana la società ed il procuratore dell'attaccante Campano Maniero si siederanno a tavolino per il prolungamento del contratto del giocatore, che dovrebbe legarsi al Pescara per altre 2 stagioni. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi nel giorno dell'Epifania. Probabile la disputa di un paio di amichevoli prima della ripresa del torneo prevista per il 17 gennaio a Trapani. Ebbene, l'Epifania, tutte le feste si porta via, però ci sono state un po' di rivoluzioni, soprattutto per quanto riguarda le panchine di ben 3 club di Serie B. Cominciamo con il Latina, che ha ufficialmente esonerato Roberto Breda. Al suo posto è stato chiamato Marco Giuliano, promosso dal settore giovanile alla prima squadra. E stessa cosa è successa a Livorno, è stato esonerato Gautieri, un po' a sorpresa, perché il Livorno è a soli 3 punti.
punti dalla zona playoff. Al suo posto la squadra è stata assegnata a Gelain, mentre il Catania Pellegrino torna al settore giovanile. Al suo posto un ritorno tra le fila degli Etnei, è tornato appunto Marcolin, ex allenatore di Monza, tra le altre anche di Monza ed Inter, ma questo lo vedremo più avanti. Intanto concentriamoci ancora sulla finestra del mercato e andiamo a vedere cosa succede in casa Virtus Lanciano. Virtus Lanciano alla finestra, almeno nella prima parte di mercato. La società frentana conta infatti soprattutto sui recuperi di Cerri e Paghera, che potrebbero essere i veri rinforzi del mercato di gennaio. Il primo, infortunatosi il 28 ottobre scorso e poi operato il 5 novembre, dovrebbe tornare disponibile per fine gennaio. Paghera, dopo la rottura del braccio a Terni, fra pochi giorni toglierà il gesso. Il direttore sportivo Luca Leone resta vigile, ma se proprio dovesse arrivare un rinforzo, questo sarebbe per la difesa. La società continua a ripetere che Federico Amenta resterà in rossonero, ma è chiaro che l'ex celanese chiederà di giocare di più. Chi potrebbe salutare Nunzella, che piace al Catanzaro? Se il giovane difensore partirà, allora si creerebbe un problema, visto che non ci sarebbe un sostituto sull'out sinistro di Capitan Mammarella. Oltre a Nunzella ci potrebbero essere altre due cessioni, quella del portiere Branesco, che piace in Lega Pro, e quella del giovane De Vita, che non è mai sceso in campo fino ad oggi. Resterà sicuramente Pinato, che può ricoprire più ruoli nello scacchiere di Roberto D'Aversa. Fino al 2 febbraio, giorno di chiusura del mercato, tutto però potrà accadere. La squadra rossonera tornerà a lavorare la prossima settimana in vista della gara d'esordio del 2015 al Biondi il 17 gennaio contro un Catania in piena crisi. Bene, queste erano le finestre di mercato per quanto riguarda le possibilità per quello che riguarda la Virtus Lanciano. Ma torniamo a parlare di Catania. L'abbiamo detto, la panchina passa dalle mani di Pellegrino a Marcolin. Proprio sul nuovo allenatore degli Etnei ha parlato il presidente Pulvirenti. Leggiamo insieme dal sito ufficiale per quanto riguarda Dario Marcolin. Oggi inizia un nuovo anno di lavoro da vivere con il massimo impegno, con una grande responsabilità. Il mister Marcolin, il presidente dice: è un allenatore giovane ed ambizioso, ma già apprezzato a Catania, giunto con grande entusiasmo e notevoli motivazioni, le stesse delle vice Annoni. Buon anno e buon lavoro a tutti. Queste le parole del presidente Pulvirenti, ma abbiamo un'esclusiva, anche le prime parole appunto del mister etneo Marcolin, appena giunto a Catania e appena sceso dall'aereo. Andiamo ad ascoltare. Oh, c'è tanto lavoro da fare, finalmente torno a casa, lo speravo da 4 anni, è arrivato adesso. Un po' l'Etna ci ha fatto disperare oggi perché abbiamo avuto un ritardo di 5 ore, però felice di essere qua, come quando è successo con Sinisa, che era un po' lo stesso periodo, però insomma molto felice, grazie. Bene, quindi queste erano le parole del nuovo mister del Catania, Marcolin, appena sceso dall'aereo. Siamo in chiusura, ricordiamo allora che il campionato di Serie B riprenderà il 17 gennaio. Vi elenco brevemente le partite: Bologna-Perugia, Provercelli-Avellino, Lanciano-Catania, Ternana-Crotone, Brescia-Frosinone, Carpi-Livorno, Trapani-Pescara, Spezia-Varese, Bari-Entella, Cittadella-Modena e poi Latina-Vicenza. Lo ricordiamo, i due posticipi saranno Carpi-Livorno domenica 18 gennaio alle 18 e Bologna-Perugia il 19 gennaio alle 20:30. Poi vi daremo nella prossima puntata di Bizona i primi arrivi ufficiali per quanto riguarda il calciomercato, con colpi a sorpresa, e vedremo se in qualche modo ci avremo azzeccato anche noi, soprattutto per quello che riguarda la sfida, diciamola così, di Bologna di portare un grande portiere e un grande attaccante come Giovinco in Serie B. Per Bizona di oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete. Il programma è stato presentato da CPL Concordia, è sempre accanto a te. CPL Concordia, energia che migliora la vita. CPL Concordia è sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente.
energia, gas, fonti rinnovabili. CPL Concordia. Energia che migliora la vita.